salve a tutti, puntata velocissima di onorato ovviamente di martedì, che giorno è? Agosto 3, ieri era il 2, sì. Ok, 3 agosto, bene, dicevo molto veloce, perché quindi voi iscrivetevi così al canale, attivate la campanellina, in descrizione troverete due link, uno per donare anche solo un euro per l'Istituto Cinematografico della Fornace, per il sito ovviamente, e l'altro invece per seguirmi in ogni dove. Dicevo, ok, vabbè, lo sprizzo ci sta, questo fa poco, considerando che queste sono diversamente, diciamo, autoctone, che ma anche italiani che mangiano a quest'ora, beh, oggi non è tardi, è prestino, le mie ore l'ho fatte, anche oggi, tanto per cambiare, ma diciamo che è abbastanza presto, e rispetto a Thor, e niente, diciamo, molto veloce perché sostanzialmente sto andando, e sto andando a prendere la cosina, ma non sarò solo, nel senso non ci sarà la mia compagna, tornerà a casa più tardi, penso tornerà per ora di cena e respirerò un po' più a riposo. Stavo dicendo, ma con un mio collega, ecco, insomma, sì, perché lui deve andare, insomma, deve andare a Spinea, e quindi in buona sostanza, visto che tanto vado anch'io lì, e come magari, diciamo, sto un attimo assieme a lui, tanto non è che torno a casa, c'ho da fare qualcosa in particolare, che devo stare lì, insomma, a casa. Poi domani sono comunque smart, per cui inizio anche più tardi, insomma, tanto più tardi no, però perché comunque dopo volevo andare, pomeriggio volevo andare in quel della Vodafone, anche a fare un po' di spesina, visto che sto lì. Insomma, in teoria credo che la Vodafone ci vorrà veramente poco stavolta. In realtà ci è voluto poco anche quando ci sono andato l'altro giorno, sabato, e che ci è voluto tanto a quelli avanti a noi, insomma, anche a noi, perché stavo assieme a mia compagna. Cioè, solo per quello, perché sennò per me ci hanno messo 10 minuti, un quarto d'ora di tanto, e per cui diciamo questo, ecco, ma non è che vabbè, per cui forse ci metterà un po' da meno, visto, però ecco, magari se ci vado un orario meno prossimo alla chiusura e riesco a fare cose, in teoria domani, vabbè, comunque non è che ho fretta particolare, non è che ho cosa da fare molto particolare, posso lì a casa in teoria, vabbè, quindi ecco, quindi in realtà mi ero segnato delle cose, ma da dire, ma le dirò credo ormai domani, magari durante la pausa pranzo, chissà. Magari, ecco, la cosa che devo fare, quello sì, è fare altre puntate di onorato, caricarle anche, perché mi pare che l'ho caricato tutto, cioè l'ho caricato tutto, scusate, le ho preparate tutte quelle da far vedere, diciamo,
mi pare quelle che ho caricato sul canale, mi pare le ho tutte preparate per... Però devo caricare il prossimo. Un'altra? Siamo. Questo è di agosto, anche perché in vista è fatto che la prossima settimana sarà sia lo stop, diciamo, va onorato, va in vacanza, in quanto ho una bandana pure, va in vacanza, quindi diciamo che sarà la settimana in cui non ci saranno nuove puntate. Dopo riprenderemo la settimana dopo, con molta probabilità sarà da lunedì a lunedì, anzi da lunedì alla domenica, e probabilmente già il 16 riprenderemo, spero. La serie non so sinceramente. Ma no, potrei fare sì. Bene, quindi questo. Sì, adesso mi scrivo subito. Ciao, davvero. E basta, quindi ecco, quindi sostanzialmente non ho moltissimo da dirvi. Cioè, se dovessi dirvi queste robe, la serie sta arrivando praticamente. In piazza di Roma. Diciamo che non si scassa. Diciamo che non so nemmeno quello che cazzo sto dicendo. Non è più che altro che roba, voglio cercare di mettere le prossime puntate dopo, quando c'è, diciamo, la scritta quella tipica, di mettere che compaglia, che ne so, vuoi vederti l'ultima puntata, iscriviti al canale, queste robe qua. Come non ho mai fatto. Vedere un attimo come funziona. E quindi un attimo ci ragiono un attimo su quello, sì. Basta. Allora, ho la corretta a 45, se non vado errato. Quindi fra circa 10 minuti. Vado a prendere, prima che succeda qualcosa di irrimediabile. Ah, c'era un bambino, un mini me, perché sostanzialmente ha i capelli bianchi ed è chiarissimo, un mini me, un me di 33 anni fa. E, beh no, cazzo, un po' di me. E si urlava come un pazzo. Bene. Adesso con molta probabilità potrebbe comparire il mio collega, e quindi diciamo come stavate, no, perché lui praticamente è infortunato, per cui insomma, diciamo che purtroppo, e basta, dai, direi che non mi viene in mente altro, se non che ci salutiamo. Come ho già detto, domani sarò in Mart di Smartis, quindi sarò un coppettino di cioccolato e basta, e fine della storia di Vacca Vittoria, morta la vacca, finita la storia. Noi ci vediamo alla prossima puntata. E il mio collega mi sa che non è arrivato, forse è già salito sulla corriera che già vedo qua. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao.